Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia Covid. Siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato, riferendo sull'emergenza Covid. Ascoltiamo proprio un estratto delle sue parole. In un rapporto costante e positivo con il Parlamento, torno a riferire in aula, consapevole che un raccordo stretto tra governo e Parlamento è l'unica strada efficace per gestire questa emergenza sanitaria senza precedenti nella storia. Sono qui doverosamente non solo per informare prima il Senato e poi la Camera, ma anche e soprattutto per ascoltare con attenzione le valutazioni e le proposte che emergeranno dal dibattito che si svolgerà oggi. La scadenza del DPCM è prevista per il 5 di marzo. Il Governo è qui in aula con largo anticipo, in ossequio alla normativa vigente, proprio per ascoltare con attenzione proposte e suggerimenti di tutti i parlamentari. Con lo stesso spirito, nei prossimi giorni sarò nelle competenti commissioni per proseguire anche in quella sede il confronto con tutte le forze politiche. Sono 16.424 i test positivi al coronavirus registrati in Italia oggi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Martedì i positivi erano stati 13.314. Le vittime sono invece 318, mentre martedì 356. I casi totali da inizio epidemia sono quasi 3 milioni, i morti 96.666. E attualmente positivi 389.400. 133 dimessi o guariti, quasi 2 milioni e mezzo. In isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone. Sono invece 340.247 test molecolari antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, sempre in Italia. Martedì erano stati 303.850, quindi oltre 36.000 in meno. Sono 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 11 unità in più nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Ingressi giornalieri di rianimazione sono stati invece 178. Nei reparti ordinari sono ricoverate 18.217 persone, in calo di 78 unità rispetto alla giornata precedente. Numeri molto alti invece si sono registrati oggi in Campania. Sono 2.185 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, di cui 303 identificati da test antigenici rapidi, a fronte dei 21.366 tamponi processati. Questi sono infatti i dati contenuti nel bollettino odierno, diramato come di consueto dall'unità di crisi. Nelle ultime 24 ore si registrano ancora 40 morti, sono 4.219 i decessi dall'inizio della pandemia, invece i guariti totali sono 181.890. AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione Europea rispetto al contratto nel secondo trimestre. Lo ha reso noto un funzionario dell'Unione Europea alla Reuters. Il funzionario, che è direttamente coinvolto nei colloqui con il produttore di farmaci anglo-svedese, ha dichiarato che AstraZeneca ha riferito durante le riunioni interne che avrebbe erogato meno di 90 milioni di dosi nel secondo trimestre. Subito però è arrivata la risposta dell'azienda farmaceutica. Per quanto riguarda in particolar modo l'Italia, questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e abbiamo l'obiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo. Lo ha affermato proprio AstraZeneca, la notizia di un taglio della metà delle dosi di vaccino. Al momento non siamo in grado di fornire previsioni dettagliate per il secondo trimestre, spiega ancora l'azienda. In ogni caso confermiamo che l'obiettivo è essere in linea con quanto indicato nel contratto e soprattutto di consegnare più di 20 milioni di dosi. Le date di consegna, la frequenza e il volume possono però subire ancora alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità. Così come annunciato la settimana scorsa, conclude, stiamo continuamente aggiornando il nostro programma di consegne e informando la Commissione europea e il commissario Arcuri su base settimanale dei nostri piani per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile. Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'antitrust, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà
Katikala, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Sul posto subito la polizia e la scientifica. Aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del CDA della Società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell'IGI, l'Istituto Grandi Infrastrutture. La Procura di Roma ha subito avviato un fascicolo di indagine in relazione al suicidio dell'ex garante. L'Aula del Senato ha rispettato un minuto di silenzio su invito della presidente Elisabetta Casellati in memoria proprio di Katikala. La Casellati, al termine della commemorazione per Franco Marini, ha informato che è venuto a mancare l'ex sottosegretario, esprimendo il cordoglio personale dell'Assemblea a tutta la famiglia. Molti messaggi di cordoglio alla famiglia, anche dell'ex presidente. Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Katikala lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l'onore e il privilegio di lavorare con lui, scrive il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, aggiungendo che è un dolore fortissimo. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito il sequestro preventivo di urgenza emesso dalla Procura di 10 siti web pirata che sono stati oscurati, tramite i quali sarebbero stati diffusi giornali, riviste e ebook, permettendo a chiunque di scaricare illecitamente e gratuitamente le relative copie digitali attraverso link di collegamento e risorse web gestite su server esteri. L'operazione, chiamata in maniera singolare "Che guaio", è lo sviluppo dell'inchiesta avviata nell'aprile del 2020 dopo la denuncia della FIEG sulla diffusione dei file pirata sulla piattaforma Telegram, che fino ad oggi ha portato alla chiusura di ben 329 canali e gruppi di utenti. Nel corso delle indagini sono stati identificati i responsabili della distribuzione illecita di migliaia di copie digitali dei quotidiani, 9 dei quali indagati per violazione della legge sul diritto d'autore, mentre gli amministratori dei siti internet restano al momento ignoti. Nell'agosto scorso alcuni degli indagati sono stati destinatari di perquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio. Ci chiuderanno tutto, per cui l'unica cosa che posso fare è svelarvi dove scarico i giornali, ognuno per la propria strada, prima che finiamo tutti per strada. Uno dei messaggi intercettati dagli investigatori durante gli accertamenti, dopo l'oscuramento dei primi canali Telegram. Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio su disposizione della centrale operativa di Napoli, sono intervenuti in Piazza Municipio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and breakfast. I poliziotti giunti sul posto hanno udito forti rumori provenienti dall'interno della struttura e una volta entrati hanno sorpreso in una stanza 12 persone tra i 26 e i 18 anni, di cui 4 già sanzionati nei mesi scorsi e un altro denunciato nel settembre 2020 già per aver violato la quarantena, che stavano festeggiando un compleanno e li hanno così subito sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Poco dopo, sempre in Piazza Municipio, hanno sanzionato il titolare di una paninoteca, poiché era aperta oltre l'orario consentito, nonché l'avventore in quanto era fuori dal proprio domicilio, oltre l'orario e senza giustificato motivo. Infine, con il supporto di un'altra pattuglia del commissariato San Ferdinando, sono intervenuti nuovamente presso lo stesso bed and breakfast di Piazza Municipio per un'altra segnalazione di schiamazzi e una volta entrati hanno sorpreso altre 20 persone, napoletani tra i 55 e i 16 anni, tutti assiepati in un'unica stanza intenti a mangiare e bere. Li hanno così sanzionati ancora una volta per inottemperanza alle misure anti-Covid. Effettuata ieri nel comprensorio di Scampia un'importante operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L'attività si inquadra nelle azioni di secondo livello, cioè operate da pattuglie congiunte dell'esercito e corpi di polizia municipale e metropolitana, che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall'incaricato per il contrasto dei fenomeni dei roghi nella regione Campania, nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi, sempre con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Il 23 febbraio sono entrati in azione 2 equipaggi per un totale di 6 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati
e conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando un'attività imprenditoriale e commerciale, un'altra persona identificata, di cui la stessa denunciata, tra lavoratori, redi illeciti ambientali, un veicolo controllato e uno sequestrato, circa 20.000 metri quadri di aree sequestrati e rifiuti speciali non pericolosi sequestrati. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, i reati contestati. Arriva puntuale come ogni giorno il bollettino contagi Covid anche in terra di lavoro. Sono stati ufficializzati nelle ultime 24 ore 247 contagi su 2.721 tamponi processati, con un tasso di positività che resta stabile intorno al 9%, fortemente in crescita rispetto alla media nazionale. Purtroppo si registrano a Caserta e provincia altri 3 decessi, precisamente a Francolise, Grazianise e Raviscanina. I guariti sono 132, mentre gli attualmente positivi aumentano di 112 unità, con il totale che ammonta a 3.666. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono ancora Caserta con 27, Villa Literno con 11, Aversa con 22, Maddaloni con 16 e San Felice a Cancello con 10. 3 arresti in carcere, 14 agli arresti domiciliari e 2 sospensioni per 6 mesi dall'esercizio delle funzioni pubbliche. Un'ipotesi di corruzione e il sospetto che fanghi prodotti dai depuratori siano stati sversati persino in mare. E questo l'incipit della maxi inchiesta e le prime deduzioni della Procura di Napoli con la squadra mobile e la Guardia di Finanza sulle aziende di risanamento ambientale. Indagati sono al momento complessivamente 28. Non tarda ad arrivare anche la risposta di Legambiente, che da sempre pone sotto i riflettori queste gravi problematiche. L'inchiesta della Procura oggi ha riportato all'attenzione un allarme ambientale che dura da decenni e che la politica non ha voluto affrontare, quello dello smaltimento dei fanghi di depurazione, un vero e proprio buco nero. In Campania sono circa 300.000 le tonnellate di fanghi da depurare ogni anno, prodotti dagli impianti della Regione. Il prezzo medio per lo smaltimento si aggira intorno ai 190 euro a tonnellata, portando quindi il giro d'affari legale a 60 milioni di euro all'anno a carico dei vari enti locali. Tonnellate di rifiuti speciali che oggi vengono trasportate in Puglia e in Sicilia, vista l'assenza in Campania di discariche speciali e di impianti di trattamento adeguati. Uno scenario che purtroppo ha stimolato e stimola gli appetiti illeciti di imprenditori senza scrupoli a danno del territorio e dell'ambiente. Parliamo ancora di cronaca, colpi alle banche in tutta Italia, con ben 100.000 euro di bottino portato via in pochi giorni. La banda di malviventi tra Caserta e Palermo è stata intercettata e arrestata dai carabinieri persino ad Arezzo. Fatale è stato infatti il terzo colpo messo a segno. Era da tempo che i carabinieri erano alla ricerca di questa banda, precisamente dal 19 gennaio, quando in un bar di Arezzo 4 rapinatori incappucciati e armati costrinsero i titolari a consegnare l'incasso. Immediata fu la segnalazione ai carabinieri che avviarono le indagini. Dopo un'ora la banda a sorpresa entrò nuovamente in azione, stavolta in un altro bar e anche in questo caso un buon bottino. Dopo pochi giorni la scena da film, assalto al Monte dei Paschi di Siena e 100.000 euro e poco più prelevati dalle casse. Le indagini subito avviate dai carabinieri attraverso le immagini della videosorveglianza hanno portato a individuare un pregiudicato della provincia di Caserta e tutti i suoi complici. Parliamo anche di sport, di Serie A e di Europa League. Dopo la brutta sconfitta per 2-0 dell'andata, il Napoli scende in campo per provare a rimontare un Granada apparso tutt'altro che irresistibile in un momento di grande difficoltà dopo la sconfitta in campionato contro l'Huesca. Gattuso proverà ad evitare un'eliminazione che sarebbe difficile da digerire considerato il valore delle squadre. Non mancano però le difficoltà con il nuovo stop per Osimhen, ma i rientri di Koulibaly, Goulam e Mertens danno nuove scelte e soprattutto anche qualche cambio in più nel secondo tempo. In attacco quindi si va verso un Politano falso 9 con Insigne a sinistra e Zielinski a destra. A centrocampo Elmas, Bakayoko, ma non si esclude Lobotka con Fabian Ruiz chiamato agli straordinari. In difesa dovrebbe quindi rientrare Koulibaly, che dovrebbe far coppia con Maximovic e Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra il solito Mario Rui può dividersi la gara con Goulam. Il Granada invece ritorna con tutta la rosa al completo. Ascoltiamo proprio un estratto della conferenza di Gattuso e Meret. Quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso, sia in fase di costruzione che in fase prettamente difensiva, quindi
sul fatto degli uomini non cambia praticamente niente. Ovviamente domani servirà la giusta determinazione, la giusta attenzione che abbiamo avuto contro la Juventus, perché prendere gol ovviamente complicherebbe ancora di più il passaggio. Dovremmo essere molto, molto attenti. E sì, quindi sarà sicuramente molto importante la fase difensiva domani, fondamentale. All'interno del spogliatoio, bene, noi ovviamente il periodo è quello che è, non è dei migliori, però noi tutti stiamo lavorando bene, ci crediamo per questa qualificazione e penso che riuscire a passare il turno domani ci potrà dare una grande spinta per le prossime partite. Ma contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada potevamo sicuramente fare più attenzione alle loro ripartenze che al loro punto di forza. E contro l'Atalanta ovviamente qualcosa non è andato al meglio, però nonostante ciò, nonostante gli uomini che cambiano, come ho detto prima, le cose che dobbiamo fare sono sempre le stesse, quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per farle al meglio e se questo verrà con determinazione, attenzione, con sacrificio da parte di tutti a partire dagli attaccanti, la fase difensiva sicuramente ne trae vantaggio e potremo fare la partita al meglio. Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, contro l'Atalanta saranno a disposizione domani, il resto abbiamo perso Osimhen, il resto non recuperiamo nessuno. La conta è questa, sia Demme che Isae stanno facendo un lavoro sul campo, ma ancora non sono pronti al 100% per essere disponibili e partire con la squadra. Stiamo attraversando un momento negativo. Stiamo facendo prestazioni sicuramente al di sotto delle nostre possibilità, stiamo facendo fatica a dare continuità di risultati, cioè, indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e ognuno di noi si deve assumere le responsabilità. Il primo responsabile sono io, sono l'allenatore, e in questo momento c'è da parlare poco, c'è da migliorare le nostre prestazioni, riuscire a fare più risultati positivi possibili e basta, c'è poco da dire, è inutile stare là a chiacchierare. Penso che in questo momento quello che stiamo facendo non basta, stiamo attraversando momenti brutti sia per risultati che per infortuni e penso che bisogna parlare il meno possibile e fare più fatti sicuramente. Continuiamo ancora con lo sport. Tiger Woods è sveglio, riattivo e in ripresa. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Tiger Woods Foundation tramite i profili ufficiali social del californiano dopo il gravissimo incidente che lo ha coinvolto questa mattina a Los Angeles. Trasportato d'urgenza all'Arbor Oakland Medical Center, Woods, fanno sapere i medici, è stato sottoposto nella giornata a una lunga operazione chirurgica alla gamba destra, dove ha riportato lesioni multiple. Si temeva infatti il peggio. Le fratture che hanno interessato sia la parte superiore che quella inferiore della gamba sono state però stabilizzate. Ma le conseguenze sono importanti, tra fratture esposte a tibia e perone, una placca nella tibia, viti, perne nella caviglia e nel piede. Lo staff di Woods ha voluto ringraziare intanto i medici meravigliosi e il personale ospedaliero, il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e i vigili del fuoco, sottolineando che il loro supporto, così come l'assistenza mostrata, è stata eccezionale. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, infatti alle 21:30 una nuova puntata di Focus Sanità e vi do appuntamento a domani ore 6:55 con la rassegna live di Teleprima. Buona serata!